Ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul mio canale. Vorrei fare un video abbastanza corto, quindi non vorrei dilungarmi per 5-6 minuti come di solito sono i miei video. L'unica cosa, vi invito sempre a lasciare un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per essere sempre aggiornati e non perdere nessun contenuto. E seguitemi su Instagram, pisceiolo dal 1919. Come ben potete vedere, non vi sto lasciando le cose in descrizione, ragazzi, visto che purtroppo YouTube mi dà dei problemi, non me lo fa più lasciare. Iscrivetevi anche al canale dei due miei amici Paolo e Antonio, Salernitani fuori sede, ormai li conoscete, e quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al loro canale, facciamoli arrivare a 200 iscritti. E ragazzi, video corto, perché? Perché questo annuncio importante, vi devo dire una cosa, non so come chiamarlo questo video, però diciamo l'ho fatto anche l'anno scorso. E che cosa significa? Che quest'anno, sperando che dice la man di buona, speriamo, almeno spero di fare, oltre a commentare la Salernitana, anche a commentare la Serie A. E quindi non soltanto la mia squadra, che è bene andata in Serie A, adesso non c'è ancora la riconferma, bisognerebbe vedere il nuovo presidente, magari farò un video a parte per il presidente. Comunque bisogna vedere, ma molto probabilmente la Salernitana giocherà in Serie A l'anno prossimo, lo speriamo. E quindi ragazzi, non parlerò soltanto della mia squadra, quindi solo le partite, ma le partite di tutta la Serie A. Ovviamente non vi prometto che manterrò proprio quest'ordine, visto che non penso di fare proprio tutte le partite, però molte partite. Anche perché l'anno prossimo comincerò, anzi a settembre comincerò il liceo, dico l'anno prossimo come anno scolastico, quindi ragazzi non vi prometto niente, dovrò anche studiare, quindi vado un poco più soft l'anno prossimo, però comunque spero di mantenere questi impegni che ho appena detto, e anche perché avevo promesso quest'anno di fare così, poi la terza media, la DAD, la cosa, abbiamo avuto un po' di difficoltà e non l'abbiamo fatto più. Quindi ragazzi, mi raccomando, massimo supporto. Commenterò a proposito anche gli europei, farò qualche video così, diciamo, dell'europeo e magari un post partita della nostra Italia. E magari farò anche una sorpresa oggi, però ragazzi, non vi prometto niente perché non lo so se riesco a farlo, perché ho anche l'esame, 17 ho l'esame, quindi voglio diciamo mettere più tempo per me per studiare, e quindi se magari non arriva questa sorpresa, perdonatemi, però quasi sicuramente dalla prossima partita, che è praticamente domani contro la Svizzera, farò sicuramente il post partita e forse questa sorpresa, non vi prometto niente. Vi saluto perché questo video già è durato un sacco, e ciao, e sempre forza Italia, forza.